Grazie per essere qui in questa stupenda cornice del Castello di Vogogna. È una vera emozione essere qui tutti quanti, prima di tutto perché è il concerto inaugurale della 25esima edizione. Sì. Mi fa una certa impressione pronunciare questo numero, non ve lo nascondo, perché è un festival che è cresciuto con me e quindi segna un po' il passo dei tempi. Quindi questo, ma anche un'emozione stare qui riuniti questa sera, nonostante tutto, perché proveniamo da un periodo veramente molto particolare, sacrificante, e ci siamo ancora dentro, e chissà per quanto. Quindi è una fortuna esserci, e grazie per aver aderito, per aver avuto la pazienza di fare la prenotazione, che come vedete è necessaria, perché anche se non abbiamo scritto obbligatoria, però si rende necessaria perché dobbiamo comunque mantenere un po' di distanziamento e a seconda delle sedi abbiamo un numero di posti comunque limitato. Quindi fatela sempre perché è molto importante. Voglio anzitutto iniziare facendo un doveroso e sentito ringraziamento agli enti che ci sostengono. In primo luogo un ente che ci sostiene dal 2010, il nostro maggior sostenitore, la Fondazione Compagnia di San Paolo, che ci ha consentito in questi anni di crescere molto, di fare molte cose, di realizzare molti progetti, molti sogni, e speriamo che questo sodalizio possa ancora proseguire nel tempo. Ad essa si aggiunge la Fondazione CRT, che ci sostiene anche con un contributo, e quest'anno si è unita a loro la Fondazione Cariplo, che ringraziamo. Ovviamente a turno le varie amministrazioni locali, che come sempre ci sostengono e ci chiamano anche in anticipo per fissare la data del festival. Insomma, è una ricorrenza molto sentita da tutti, e quindi questo ci fa davvero molto piacere. Ringrazio stasera tra l'altro anche l'Associazione Alcoi, Associazione Culturale Ossola Inferiore, presieduta da Paolo Volorio, perché loro hanno in gestione il castello, quindi sono molto disponibili e così per accoglierci e fare in modo che ogni cosa si svolga per il meglio. Farei a loro un grande applauso, grazie. E ringrazio ovviamente il Comune di Vogogna, col quale abbiamo una collaborazione che dura da tantissimi anni. In particolare un ringraziamento al vice sindaco Paola Filippa, che è sempre molto disponibile e carina per realizzare in modo tempestivo ed efficiente tutto quello che ci compete. Vorrei chiamare l'assessore Davide Casarotti per un breve saluto istituzionale. Davide, grazie. Buonasera a tutti, vi rubo pochissimo tempo, volevo solo ringraziarvi per questa calorosa presenza. È sempre un onore ospitare l'Ossola Guitar Festival, quest'anno in particolar modo iniziamo noi, apriamo le danze, quindi fantastico, il tempo ci ha graziato. Vi porto ancora una volta i saluti dell'amministrazione comunale e buona serata. Grazie Davide. Come tutti gli anni c'è un momento che spesso avviene qua, perché è un contesto che si presta molto a questo momento, dedico un po' di attenzione a quello che è l'immagine che caratterizza il nostro festival in questa 25esima edizione. È caratterizzata da una comunicazione che si basa su questa bellissima immagine creata dall'artista Giovanni Zuanelli di Rovereto, che si è aggiudicato il primo premio al nostro concorso artistico appositamente ideato. Sapete che facciamo concorso artistico, questa è la nona edizione ed è appunto finalizzato alla creazione di quell'opera che poi andrà a caratterizzare tutta la nostra campagna promozionale. Questa bella chitarra che è avvolta, abbracciata con dolcezza da questa donna, così ci ha richiamato a qualcosa di grazioso, di molto accogliente, avvolgente. Questa donna che, come vedete, nel suo cuore porta le montagne dell'Ossola, c'è proprio il profilo delle montagne dell'Ossola, sotto un cielo stellato che sta ad evocare un po' l'emozione e la magia che si crea appunto in queste serate. Quella luna piena è quella lì, più o meno, quasi piena, vedete? E quindi grazie a Giovanni Zuanelli, che ringraziamo, facciamo un grande applauso e sicuramente ci sarà seguendo su Facebook. Perché sapete che siamo in diretta su Facebook e quindi lui ci sta sicuramente seguendo. Giovanni non è qui questa sera, ma
idealmente noi lo premiamo, e con un premio che viene messo a disposizione dall'amico Roberto Sacchi di Domodont. Dottor Sacchi, vorrei che ti alzassi per salutare, almeno grazie. Fatti riconoscere, grazie. Il mio dentista, per chi non lo sapesse, e chi non lo sapesse ancora, ma lo dico tutti gli anni, quindi. Mi sono preso due appunti giusto per non perdermi, perché ci sono tante cose da dire, come sempre. Vi ricordo, prestare molta attenzione all'aspetto delle prenotazioni, fatele per tempo, perché oggi abbiamo dovuto purtroppo dire di no a tantissime persone che ci hanno telefonato, avendo visto che i posti erano esauriti. Quindi, purtroppo, chi tardi arriva male alloggio, è il caso di dire. Chi non può assistere dal vivo può farlo comunque a distanza, perché, come vi dicevo, siamo in diretta streaming su Facebook. Grazie all'infaticabile lavoro dei fratelli Andrea e Elena Pavan, che ringraziamo perché hanno vestito una regia con diverse telecamere, e mettendo in piedi qualche cosa di veramente importante, perché oltretutto il video del concerto rimane poi giace, rimane stazionario sulla pagina Facebook, quindi sarà sempre possibile andare a rivederlo e rivivere, seppure parzialmente, questa bella emozione. Sempre Andrea e Elena si sono inventati per quest'anno anche qualche cosa di simpatico, vedete questa fila, questa striscia luminosa e interattiva, nel senso che si illumina con colori diversi in base alle interazioni che da Facebook voi fate, cioè se mettete un like, un cuoricino, se scrivete delle parole chiavi tipo bello, bellissimo, bravi, eccetera, vedete che in tempo reale si illumina di un colore. Quindi siete voi a decidere come illuminare queste cose, voi che da casa ci state seguendo dai vostri device, dal vostro cellulare o tablet o che sia. Ecco, qualcuno lo sta facendo. In tempo reale significa che il video in diretta comunque avviene 6 secondi dopo, c'è un tempo di latenza di 6 secondi, quindi sappiate che cliccate e dopo 6 secondi si accende un certo colore. Grazie Andrea e Elena anche per questa trovata giovanile, grazie, facciamo un altro applauso. Così come loro ringrazio tutto il meraviglioso staff che tra l'altro quest'anno si arricchisce di nuovo dei ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro del liceo Spezia di Domodossola, grazie anche a loro. E poi i nostri tecnici che ringrazio, Alberto e Alessandro Gallo, bravissimi, che fanno un lavoro impraticabile da anni, grazie, che permettono di amplificare egregiamente e illuminare egregiamente anche le situazioni più difficili, grazie davvero. Ultima cosa, comunicazione, poi mi taccio. Abbiamo fatto quest'anno delle convenzioni con i ristoranti locali e quindi ci sono dei voucher che potete ritirare presso i nostri banchetti. Il voucher è gratuito, vi dà la possibilità di avere un menu particolare o una scontistica apposita riservata appunto agli spettatori dell'Ossola Guitar Festival. Prima di presentarvi il gruppo di questa sera, vi ricordo il prossimo concerto, che sarà dopodomani a Craveggio, con il duo Lucini Falloni, chitarra e pianoforte, un concerto bellissimo dedicato alla musica spagnola. Quindi chi non l'avesse fatto si prenoti, ci sono ancora diversi posti, ma sappiamo che poi verso la fine vanno a ruba anche quelli, quindi vi esorto a farlo al più presto. E veniamo al concerto di questa sera. Abbiamo pensato di inaugurare la nostra 25esima edizione con un contenuto musicale che è risultato particolarmente gradito negli anni scorsi. Il Mascara Quartet si è esibito già un paio di anni fa nel nostro festival e quindi su richiesta di molti di voi abbiamo pensato che potesse essere il contenuto ideale per aprire questa 25esima edizione. Loro, come sapete, si esibiscono con un repertorio improntato sulle melodie argentine e portoghesi, con la voce fantastica di Polona. E quindi non mi resta che presentarvi, dare spazio alla musica, augurarvi una buona serata, un buon ascolto, un buon festival. Speriamo anche che il tempo sia clemente, perché sarebbe l'ideale, insomma, che tutte le date all'aperto si svolgessero veramente nella location che abbiamo individuato. Lo sapete che siamo sempre pronti a ripiegare al chiuso. Questo comporterà qualche sacrificio a volte, vedremo come fare a gestire le prenotazioni, perché al chiuso, come sapete, abbiamo un numero di posti un po' più limitato, quindi è un problema che risolveremo strada facendo, spero di no, ma potrebbe capitare. Allora vi lascio alle note del Mascara Quartet, grazie.
Buonasera e benvenuti al concerto del Maschera Quartet. Avete appena sentito la canzone Strana forma di vita? Di seguito ascolterete un altro brano di Fado, Canção do Mar. Segue poi il bacio del desiderio, Beijo de Saudade e Entrega di Carlos Gonçalves. Thank you.
Oh.
Adesso suoneremo tre tanghi argentini scritti dal compositore Astor Piazzolla. Ballada para un loco, Jacinto Ciclara e C'è tango. Večeri u Buenos Airesu imaju tisto nikaj, kaj pa vidiš, kod ponavadi odidemo od doma po ulici Arenales. Tako običajno, ulica in jaz, ko se naenkrat izza vogala pojavi. Plata pritrjena na noge in zastavico taksi prosto v obeh rokah. Zdi se, da le jaz to opazim, ko hodi med množico ljudi, se spogleduje z izložbami. Pomarančevci pri stojnicah z vogala pa ga obsipajo s cvetovi. In tako pol plesaje in pol leteče, si sname pol cilindr z glave. Me pozdravi in mi reče. Ja sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, y un corso de astronautas y minions con un vals me baila alrededor, baila, ven y volá. Ya sé que estoy piantao.
raccuerdo cuando al banar eran una noche le cane que querían coger el nombre de un tal Jacinto Chiquilana. Algo se dijo también en una esquina del cuchillo los años no me caben entre vero y el bello. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando Thank you.
la canzone Hijo de la Luna, scritta da José María Cano, parla di una zingara che vuole un marito e chiede aiuto alla luna. La luna promette il suo aiuto, ma richiede il suo primogenito per se stessa. La zingara ha davvero un marito e hanno un figlio albino. Per gelosia, lo zingaro uccide la moglie e porta il bambino in montagna, dove lo abbandona. È così che la luna raggiunge il bambino. Ora ascolterete altri due brani di fado, le canzoni Gente da minha terra e Meu fado. Oh,
Grazie mille. Di seguito, composizione portoghese, leggermente più moderna, Melhor de Mim, potresti scherzare sul fatto che è un fado pop. Thank you.
Adesso suoniamo ancora un brano di Fado, Oyse lá o Senhor Vinho, scritta da famosa fadista Amália Rodrigues.
Grazie. Grazie mille. Siamo arrivati alla fine del concerto. Siamo molto contenti che voi siate venuti. Se volete continuare ad ascoltarci, vi invito a comprare il nostro CD o un disco in vinile dopo il concerto. Ringraziamo di cuore l'organizzazione ed in particolare il maestro Salvatore Seminara. L'ultima canzone è Maria Lisboa. Na canastra.
Come la birra.